Mancano le risorse finanziarie, con assenza di risorse finanziarie non possiamo assumere, senza le risorse umane non possiamo dare attuazione ai nostri progetti. La sanità campana necessita di risorse per una nuova rinascita, tante le criticità, dalla carenza di personale alle strutture. Sebbene vi sia un piano di investimenti dedicati, si attendono le risorse, come spiega il consigliere regionale Giovanni Porcelli a margine del convegno nazionale organizzato dalla Società Italiana Riabilitazione con la partecipazione di Evoluzione e Salute e dell'ASCI. Siamo in un accordo di programma da 1 miliardo e 600 milioni di euro, un altro miliardo di euro saranno i fondi del PNRR. Se queste risorse arriveranno, sicuramente noi ridisegneremo una campagna dal volto nuovo, una campagna che esce da 10 anni di commissariamento. Io ricordo sempre a me stesso e a chi ci ascolta, 2 mesi prima che scoppiasse la pandemia. Noi a gennaio del 2020 siamo usciti dal commissariamento, a marzo ci siamo chiusi dentro a causa della pandemia, e che ha dovuto galoppare in questi 2-3 anni per fronteggiare la più grave emergenza sanitaria che l'umanità ricordi. Se le risorse arriveranno, il programma di investimenti è pronto, la Campania è pronta, gli operatori della Campania sono desiderosi di mettersi all'opera e di mostrarsi efficienti ed efficaci, e noi come classe dirigente faremo la nostra parte.